Potremmo dire brevemente che l'alienazione ci fa capire molto bene la logica della nevrosi ossessiva. La logica della nevrosi ossessiva è inseguire una ricerca di senso. Il tempo della separazione, avete visto, è il tempo dell'isteria. Chi sono io per l'altro? Cosa vuole l'altro da me? Quindi l'alienazione da un lato ci fa vedere la ricerca di sé. Abbiamo visto quando parlavamo del transfert come soggetto supposto sapere. Beh, il transfert come soggetto supposto sapere segue la logica dell'alienazione. Perché la logica, potremmo dire, della traduzione del reale nel simbolico. Invece potremmo dire che il tempo della separazione è il tempo della tuché, il tempo della pulsazione dell'inconscio, dove emerge un reale che rimane sempre come una X, rimane sempre, resiste sempre ogni possibilità che noi vogliamo attribuirgli come significazione.